Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste sono le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura, un incidente mortale avvenuto questo pomeriggio lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli. Il bilancio è di un morto e un ferito, coinvolto un mezzo pesante caduto da un viadotto. Due ragazzine di 11 e 12 anni hanno bevuto candeggina e sono state ricoverate nell'ospedale di Cristina a Palermo. Le due hanno ingerito la sostanza in momenti e luoghi diversi, ma si sospetta che il gesto sia ricollegabile ad un pericoloso gioco. Uno dei due piloti feriti durante l'atterraggio di emergenza ieri a Rimini e di Agrigento, si tratta del maggiore copilota Ivan Tabbone di 51 anni che viaggiava su un elicottero militare assieme ad un collega. Il velivolo si è ribaltato durante l'atterraggio in un campo. Un aiuto concreto per le famiglie siciliane arriva grazie a un contributo di 5.000 euro per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. L'adozione della norma da parte della regione siciliana è stata approvata nella scorsa finanziaria a seguito di proposte della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, José Marana. E ritorna il maltempo in Sicilia con una perturbazione che durerà fino al weekend. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani un'allerta meteo gialla per Catania, Messina, Palermo e Trapani. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.nosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.